Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto tutto in diretta, Gerry Scotti sbanda e perde il controllo. Provano subito a soccorrerlo, ma ormai è troppo tardi. Un fattaccio davvero brutto è accaduto al celebre personaggio televisivo Gerry Scotti. Il conduttore si è reso protagonista di un evento che ha spaventato tutti tanto da far accorrere molti in suo aiuto. L'uomo è d'altronde molto amato da diverse generazioni, storico conduttore di Passaparola che ha lanciato in TV presentatrici come Ilary Blasi e Silvia Toffanin, Scotti è stato al timone di programmi cult del nostro piccolo schermo. In primis, memorabile il quiz TV Chi vuole essere milionario? In cui i concorrenti mettevano alla prova la loro conoscenza con l'obiettivo di guadagnare fino ad 1 milione di euro. Gerry è poi stato il conduttore per diverso tempo di Striscia la notizia e voce indimenticabile di Paperissima Sprint. Insomma, si tratta davvero di una figura importante dell'intrattenimento italiano. Nonostante i tanti anni sulla cresta dell'onda, Gerry Scotti continua ad essere un showman a tutto tondo, versatile ed apprezzato dagli spettatori. Uno degli ultimi progetti a cui ha preso parte Gerry è il celebre Tu sì che vales, il talent promosso e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 al sabato sera. Proprio in questa trasmissione è successo qualcosa di impensabile che ha messo in pericolo Gerry Scotti ma che ha fatto anche tanto preoccupare i suoi colleghi in studio e il pubblico. La caduta di Gerry Scotti. Durante una delle ultime puntate di Tu sì che vales, Gerry Scotti ha deciso di improvvisare un numero un po' particolare che però ha messo in seria difficoltà il conduttore. Su uno skateboard scenografico Gerry ha deciso di improvvisarsi uno sportivo cercando di guidarlo da seduto. Il tutto è stato fatto in maniera ludica, tanto è che una nota pagina Instagram Trashed Stellare ha ripostato proprio quel momento. Dopo pochi metri, infatti, Gerry è caduto rovinosamente a terra e data la sua non più giovanissima età non riusciva più ad alzarsi. Questo gesto ha scatenato l'ilarità generale e di un pubblico divertito dallo strano siparietto generato da Gerry. L'uomo, infatti, non si prende molto sul serio e anche nel suo ruolo di giudice cerca di intrattenere con sketch ironici. L'estratto del video di Tu sì che vales pubblicato da Trashed Stellare ha originato diverse reazioni. Molti degli utenti hanno riso a crepapelle per questi momenti, altri invece si sono preoccupati per la sua salute criticando anche un po' questa sua leggerezza nel fare le cose. Insomma, Scotti ha diviso gli spettatori. L'incidente di Gerry Scotti nella trasmissione di Maria De Filippi, in effetti, poteva causargli qualche acciacco e di certo gli addetti ai lavori in studio un po' divertiti e un po' intimoriti non hanno lasciato che questo mone rimanesse per troppo tempo spalmato a terra. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll be right back.